Il senso di fare una legge sulla memoria nasce da una particolare convinzione e sensibilità che abbiamo sempre avuto e che abbiamo accentuato soprattutto in questi anni, e cioè la consapevolezza del fatto che noi abbiamo bisogno di ricostruire anche la nostra memoria, anche la nostra memoria recente. La memoria è un progetto di futuro, nessun uomo e nessuna donna possono sapere davvero dove andare se non sanno da dove sono venuti e che cosa hanno fatto e quindi noi siamo fermamente convinti che la memoria, la ricostruzione della memoria storica nostra ha un valore anche politico, un valore anche per il governo delle nostre comunità eh, poi noi pratichiamo e anche nella legge, nel, nel lavoro successivo anche di svolgimento che i soggetti protagonisti di questa legge fanno, ha un particolare valore cioè la distinzione anche fra quello che è storia e quello che è memoria la memoria è un impasto anche di passioni, di emozioni anche personali, soggettive che non sempre possono essere devono essere condivise fra i soggetti in campo. Probabilmente mh, possiamo vivere eh, entrambi un'esperienza, il giorno prima e il giorno dopo raccontarla anche in modo diverso perché ognuno di noi ha, ha avuto un approccio soggettivo a quell'esperienza. E questa è la memoria. La memoria è inclusa nella storia, la storia non è inclusa nella memoria, perché la storia invece, almeno da come la intendiamo con la legge, è fatta di ricerca rigorosa, scientifica, con strumenti anche di ricerca rigorosa e scientifica, che possono consentire anche a più soggetti di convergere su una stessa visione storica perché appunto fatto su una base di scientificità. Ecco, noi vogliamo prevalentemente aiutare questa, questo percorso, il percorso della ricerca, dello studio, della documentazione che ci consente di avere una visione più precisa dei fatti e degli eventi trascorsi per trarne anche appunto, le indicazioni e gli insegnamenti necessari anche allo sviluppo successivo del nostro giro, in questo caso il nostro giro amministrativo del governare una regione e una comunità come questa, ma in generale per i cittadini per capire appunto, che cosa hanno vissuto, per capire come è meglio vivere il proprio futuro.